andiamo a fare un'estate secondaria, quella là di Poppy. Mi ricordo che si doveva fare con Poppy, che è il drago. Posso farcela, posso farcela. Sicuramente ci aiuteranno. Oh, sta in paranoia, che è successo? Si è fatta una canna. Sarà qui l'incontro coi centauri. Ah, i centauri, Beh, non giusto. sanno che stiamo arrivando. Quindi, più che un incontro, è una sorpresa. Ah, una gangbang! Ah, no. Una volta appreso dei bolcini, capiranno perché siamo qui e ci aiuteranno. Lo spero davvero. Forse vedranno la nostra sincerità. Hanno sempre l'aria di sapere tutto. È quasi inquietante. La saggezza dei Dopo tutto, centauri è sono famosi famosa. per la loro onniscienza. È la parola giusta. È solo che... No, niente. Cosa c'è? Non è niente, davvero. Non abbiamo segreti. Esatto. Diremo semplicemente la verità sulle nostre intenzioni. Dovranno aiutarci per forza, no? Sì, Vabbè, già certo. sta Hai nascondendo qualcosa assolutamente lei, ragione. forse. Incontriamoli e informiamoli sui bolcini. Sono sicura che andrà tutto bene. Che è successo? Cosa minchia succede? No, lagga tutto! Oddio, la gangbang selvaggia! Vediamo, ci distruggono! Oddio, mo ci fanno un Che cosa ci bucake! fate qui, umani? Per favore, volevamo parlare con voi. Ah, volete raccontare ai vostri amici della volta in cui avete parlato a un centauro e la bestia vi ha risposto? No, mai! Ci serve solo il vostro aiuto. Basta! Hai commesso un grave errore venendo qui, piccola Oh strega. là, come caccia fuori, no? No. Basta così, Elec. Far male ai giovani non è nei nostri costumi. Costume, boh. Non scordare il tuo posto, Ma come vecchio. vecchio, che Il sei più vecchio capogranico tu? sono io, e mentre tu pensi ai costumi, la loro razza continua a massacrarci senza alcuna pietà! Loro non hanno massacrato nessuno. Nessuno. Quindi nessuno farà loro del male. Intanto è passato Charles Sappi Leclerc qua questo, fuori. Dorran. Se mai io li dovessi rivedere, la pagherete tutti e Ma tre. che fai trovando? Vai a fare dei ghinotti selvaggi. Sciocchi poppanti. Sapete che accade ai maghi che vengono qui? Ora, seguitemi I prima bolcini che. d'oro sono ancora vivi e i bracconieri li cacciano. Sanno che la chiave per trovarli è la luce della luna, ma non sanno che significhi, per ora. Ti prego, aiutaci a trovare i bolcini prima dei bracconieri. Adesso i bolcini, ma madonna. Che sia. A sud, in una caverna, c'è quello che i bracconieri cercano, una pietra di luna. Trovatela e mettetela nel cerchio di pietre. Nel frattempo, io parlerò col branco. Raggiungetemi quando finirete. Vabbè. Questa sciarpa è ocesso, ma mo me la tolgo. Sono È confusa. felice. Quindi la luce lunare citata nel diario non è davvero la luce della luna, ma la pietra di luna. Cosa c'entra la pietra di luna coi bolcini? E che minchia ne E sai? perché era così sicuro su dove poterla trovare? La pietra di luna non è comune? Ma la pietra di luna non è ovunque. Perché cercarla in una caverna? Conoscendo i centauri, sospetto parlasse di una pietra di luna specifica. La riconosceremo quando la vedremo. Vabbè. Avrebbe potuto essere meno criptico o fermarsi a rispondere alle nostre In domande. I effetti. centauri sanno essere criptici. Nonna dice che amano i giri di parole complessi. Che peccato sia andato via così in fretta. Si chiamava Dorran, vero? È così che lo ha chiamato il capobranco. Bene, se Dorran sa qualcosa che noi non sappiamo, preferisco agire subito e fargli tutte le domande poi. Certo, tanto pomaggio avrei. Maggio Se scopro qualcosa, ti avrei. faccio Ma come sapere. se scopro qualcosa ti faccio sapere? Andiamo a vedere sta cosa. Mannaggia, Cristoforo maledetto. Non è che devo far passare il tempo? Prova a far passare il tempo. Mappa R3.
conosci il borgo di Irondale? Ecco, è a sud infatti. Del castello. Credo che la grotta che Doran voleva che trovassimo sia proprio da quel. E andiamo a vedere. Quindi dov'è? Il centauro e la pietra. È tutta un'altra parte, perfetto. Neanche immaginare quanto fosse scomodo. Ok, dove dobbiamo andare? E qua. Ah, però aspetta, devo vendere un attimo dell'equipaggiamento perché ce l'ho in avanzo. Salve, piacere di rivederti. Piacere di rivederti. Altrettanto. Che cosa c'è in vendita? Cosa c'è in vendita, caro? Con cosa posso aiutarti oggi? Allora, vendi questo. Vendi, tanto che me ne frega, tanto ce l'ho più forti. Ok, no, non mi serve più niente, arrivederci. Mi fa piacere. Sì, sì, stai bene, arrivederci, arrivederci. Sarà pericoloso esplorare quel posto. Eccoci qua. Aspettare qua. Ce l'hai fatta! Questa spona così all'improvviso. Quindi hai avuto. Ci sono volute diverse ore e un'infinità di mappe. Ma credo che questa sia la grotta di cui ci ha parlato Doran. Vabbè, ma è una nana comunque questa. È un metro e una vigor. Ho sentito parlare. È un azzardo, lo ammetto. Ma è plausibile che un oggetto così misterioso possa essere stato nascosto in una grotta altrettanto misteriosa, ci no? Sta. Mi aggrapperei a qualunque indizio a questo punto. Ok, diamo un'occhiata. Ormai siamo qui. Concordo. Andiamo. Chissà se guardando direttamente una pietra di luna si possa rimanere ciechi. La guardi tu. Non c'è capito che agevolei. Ok, siamo entrati. Vediamo un po' cosa c'è innanzitutto. Sono due cose qui. Le voci che no, i ragni sono vere, secondo me. Basta con sti ragni di merda. Presto. Bombarda. Ok, qua si scende. Secondo me però qua c'è qualcos'altro sicuramente. Revelio. Un po' di soldini. Niente di che. 8 monete. Tutto sto bordello per 8 monete. Vabbè, andiamo di qua. Innanzitutto metto Imperio. E poi mi metto anche Confringo. Dove sta Confringo? Confringo. Mettiamo di Findo. Ok. Puttana Eva! Ma da dove cazzo è uscito? Oh, ma mi sta arando! Imperio! Difendo! Confringo! Avada Kedavra! Ma che gli è preso? Ma che gli è preso? Mi stava ammazzando, ma sei scema! Revelio! Cioè, non lo so. Confringo! Allora, di qua. Pure di qua, vero? Accio! E di qua dove cazzo? Revelio! Allora, va, destra e sinistra. Confringo! Ok, dei soldi. Boh, andiamo prima di qua. Revelio. Ah, ok, qua bisogna mettere la farfalla qua. Dove cazzo stiamo? Sarà sicuramente da un'altra parte. Dove sta? Certo. Dove cazzo stiamo? Qua la trova. Oh. Gli uccelli. Revelio. Fuper. Come hai detto, scusa? Deve essere così che sono iniziate le voci sulla grotta.
Si dice che il canto di Fuber porti alla pazzia. Come si va per di qua, scusate? Non si può andare per di qua. Il canto di Fuber porta alla pazzia, andiamo bene. Ma qua ci sei, cioè qua si può salire, no? E perché dice che c'è una strada qua a destra? Boh, vediamo. Faccio! Revelio! Se la pietra di luna è qui con i Faccio! Forse qualcuno vuole proteggerla. Ho capito che vuole proteggerla, ma sorella mia, io sto controllando tutto. Revelio! E non c'è una mazza di niente qui. Faccio! Si è aperto qua. Chissà perché me lo aspettavo. Oddio. Prima è Lumos. E ora questo. Questa dobbiamo portarla indietro. L'abbiamo visto prima. No, e se ne torna indietro così. Maiala il signore. Lumos. Confringo. Come faccio? Ah, ma qua stanno le combinazioni. Ok, abbiamo aperta una. Ma qua, carè, simbolo runico e cerchio qua. Quindi simbolo runico. Dobbiamo trovare delle falene per le girandole. E cerchio. Dov'è? I cerchi. Vabbè, perfetto. Mi piace. Poi qua, che altro possiamo aprire? Simbolo runico, un altro cerchio. Qual è l'altro cerchio qui? E si apre di qua. E qua un'altra farfalla. Ma come me le porto dall'altra parte? Porcati quella troia. Ho due cerchi qua. E il quadrato. Che è questo? Perfetto. Cosa c'è? Dei soldi. Forse le rune sulle pareti sono un indizio per trovare le falene. Sì, sicuramente, mia cara, però cioè. Vedi, io adesso le ho prese pure, no? Ora la metti qua, no? Tutte e due. Mo devi fare depulso. Sbagliato. Dov'è depulso? Depulso! Ah, dall'altra parte. Lumos. Lumos. Eccolo qua. Defuso. Ecco qua, si apre. Un altro ostacolo. Fa niente, troveremo Rebellion. Un percorso alternativo. Ma quale percorso alternativo? Mannaggia. Faccio. C'è una mazza di niente. Non è che posso riprendere le falene di prima, scusate. Lumos. Lumos. Sì. Infatti. E una. E due. Defuso. Questa l'ho presa e si mette qua. Poi no, oddio. Defuso. Che devo andare a prendere prima quell'altra sicuramente. Lumos. Vieni. Ok, si prende questo. Mi dire che scende questo. Si mette qua. Si mette qua. E l'ultima. No, dove andà? Lumos! Lumos! E l'ultima si mette qua. Ce l'hai fatta?
ce l'hai fatta, cara mia. Sto facendo tutto io, sto facendo. Tu non fai un cazzo. Impegno. Difendo. Comprimo. Scusatemi, ma io non posso perdere tempo a pressarlo. Allora, eccoci qua. Quindi qua c'è qualche altra cosa. Ok, là c'è una cassa. Guarda, le bolle nell'acqua. Che cosa strana. Che dici? Diamo un'occhiata? Mi leggi nel pensiero. Eh certo. Quindi dobbiamo scendere giù. Tuffati. Non lo vede. No. Qua si esce fuori. Revelio. Da vicino è ancora più bello. Deve essere qui, me lo sento. Mia cara, ma Confringo. Considerato per Revelio. Cosa sono noti i Cooper, mai avrei creduto di essere così felice di vederne così tanto. Non saprei. Sto ascoltando da un po' di tempo e temo di stare iniziando a impazzire. Benone. Stavo pensando che è la prova che i bracconieri... Ok. Andiamo. E che la pietra di luna è qui. Pietra di luna è qui. Perché non mi dai una mano invece di rompere il cazzo? Che posso catturare i Wooper? Proprio come guardare. Abbiamo pietra di luna dei sapienti. Ora portiamolo al cerchio di pietre. Vabbè. Brava Poppy. Alla fine era la grotta giusta. Meno male. Dobbiamo approfittare di questo vantaggio per fammi sapere, vince prima dei bracconieri. Come ha suggerito Doran, dovremmo portare la pietra di luna al cerchio di pietre. Okay, prima di andarci vorrei esplorare questo posto. Prima vorrei dare un'occhiata in giro. Va bene, suppongo non ci sia nulla di male. Anche perché ci sia un bordello di cose da fa. Dobbiamo andare via di qui al più presto. Allora. Più stiamo, più voglio un super. Revelio. Cioè, non devi rompere il cazzo, Poppy. Come te lo devo dire che non devi rompere il cazzo? Ok, io tecnicamente no. Cioè, come le prendo le cose qui? Cioè, come si va di qua? Dice che c'è una strada qui a destra. Revelio. Ma non c'è un cazzo. Confringo. Oddio mio, sto impazzendo, Non mi dire che si passava per qua sotto. Oddio mio. Eh sì che si passava per qua sotto. Andiamo a vedere. Ok. C'è qualcosa qui. Revelio. Parti ragni maledetti. Dove vado? Dove vado? Accio. Confringo. Revelio. Che qua cosa c'è? Qua stanno i... Impegno. Beh, attaccatevi a vicenda così non mi rompete il cazzo nel mentre. Forziere. Revelio.
Avada Kedavra! Sto qua. Revelio. Perfetto. Dove stanno le cose? Ma non c'è un cazzo. Faccio. Che qua si apre. Una cesta. Un cazzo di niente. Revelio. E qua si è tornato, si torna qui. Però c'è un'altra cosa lì giù. Come ci si arriva? Forse la strada, quell'altra strada. Infatti. Revelio. Ok, non ci sta più niente, ma. Di qua. Ah, c'era l'altra strada ancora da prendere. Vediamo un attimo. Che palle fare sta cosa ogni 2-3. Ok. No. Per dove devo andare? Dove devo andare? Niente, devo tuffarmi un'altra volta. E sono tornato al punto di prima. Oddio mio. No, che schifo, raffè, mi fanno cagare quelle cose. Revelio. Dove cazzo devo andare? Puttana la madonna. Mi sto arrabbiando molto. Vediamo quella lingua là a terra che mi sta dando fastidio. Ok. Ma non c'è più niente qui, perché me le porta dietro le cose. Qua non c'è più un cazzo. Fanculo. Torniamo indietro. Revelio. Qua non c'è una ciola, non c'è una ciola di niente. Dici che sta sopra. Ma sopra dove? Oh fly. Ah, perfetto, non posso più salire. Revelio. Revelio. Che cazzo è sto coso? Soldi. Una porta l'ho aperta, ma c'è una cassa. Ah, qua dietro. Confringo. Vabbè, non ho soldi alla fine. Revelio. Ma all'entrata era. No, qua a sinistra dice. Come ci vado qua a sinistra? Signore pietà. Revelio. Niente. Cioè è all'entrata. E all'entrata io come cazzo ci torno? Per l'entrata non. Vabbè, non ho visto niente. Com'è possibile sta cosa? Andiamo avanti. Com'è? Di qua. Guarda di qua. Ma tutto qua ci sono dei soldi che non ho preso.
Ma ci sta quel coso che non ho girato. Revelio. Io non l'ho girato quel coso di merda. Ma sta qua dietro. Ma vaffanculo. Lumos. Ma vai a cacare. Ok, dove devo metterlo lì? Ok, mo. Defuzzo. Che cosa serve? Sì, ma che cosa si è aperto? Revelio. Ah, questo. E? Come chi? Come ci dovrei arrivare io lì sopra? Si abbassa Defuzzo. Devo fare il salto di Gesù. Ok, mettiamo la cassa leggendaria. Mo' ho preso tutto. Porca troia, sì, ho preso tutto. Le cose azzurre non ci interessano. Ok, torniamo da Poppy Poppy. Ma devo rituffarmi. Para Filippo Magnini. Mi saliva. Qua. Ma tutto il giro mi deve far fare sto gioco del ca. Oh. Ok. Da fuori non si. E credo che la cosa. Hai okay. Finito di esplorare? Sì, ho finito di esplorare. Credo di sì. Dobbiamo ancora vedere. Andiamo a picchiare gente a caso. Ecco il cerchio di pietre. Però sapevamo di dover recuperare la pietra di Luna, ma Doran non ci ha detto cosa accadrà quando. E pensa da mettere in DAF. Dubito che sia pericoloso. Non credo che Doran. Hai ragione. Mi sto preoccupando per nulla. E fu così che esplose tutto. Mi sa che è laggiù. Allora. Andiamo. Oh, porca troia! Come sta tua nonna? Niente, abbatte nonna. Ha lanciato un incanto ignaulante. Dai. In un mantello il primo braccogliere. Vabbè. Mi sento comunque male se penso che da lei per colpa mia. Sarà felicissima che hai deciso di trovare i bolcini. Sale. Spero di sì. Nonna capisce quanto sia importante proteggere chi ne ha bisogno. Che è Stone Age qua. Direi che non ci sono dubbi su dove mettere. Metti. Com'è divertita, guarda. Una palla. Ma un animale con la 104. Stanno disegnando un pene. Oh. Oh. Era la danza dei Moonkalf. Sai quanto è raro vederla dal vivo? Avviene solo con la luna piena. Vabbè. Anche se credo che questa volta sia stato merito della pietra di luna. Quel motivo. Ma come sembra lanciato per terra. È normale. Fa tutto parte della danza. Non ripetono mai lo stesso. No, sta laggando. Per capire meglio questo, dovremmo disegnarlo. Non vedo l'ora di dire a nonna che ho visto la danza dei Moonkalf ben due volte. Mi invidierà molto. L'avevi già visto. La vecchia di la merda. La prima volta è stata fortuna. Ero in sella dalla forte e per quello li ho visti. Era la notte. La notte in cui ho conosciuto alla forte io. Che?
Che fa? Come vi siete incontrate, tu e Dalaforte? Mi fa molto piacere raccontartelo. Circa 5 anni fa, Alaforte fu catturato dai bracconieri. Ma 5 anni fa andavi all'asilo? Volevano venderla, ma presto decisero di ucciderla. Presumo ci avrebbero guadagnato di più. Io non ne potevo più. La liberai e fuggimmo. Volammo per non so quanto, finché non vidi alcuni Munkalf ballare sotto di noi e atterrammo per guardarli. Così, a caso. Lo vidi come un segno. Un buon segno. Il peggio era alle spalle. In che senso ne avevi avuto abbastanza e il peggio era alle spalle? La notte in cui liberai Alaforte è la stessa in cui fuggii da casa. Dall'accampamento di bracconieri. Vengo da una famiglia di bracconieri. Ah, una famiglia di pezzi di merda. Perché hai aspettato tutto questo tempo prima di dirmelo? Mi dispiace. Che la tua famiglia è fascista. Ci ho pensato spesso, ma mi vergogno di me stessa. No, della mia famiglia. Mi sono sempre sentita diversa da loro e più crescevo più diveniva chiaro. La nonna cercò per anni di convincere i miei a mandarmi da lei. Ti basti sapere che quando me ne andai su Alaforte mi diressi dritta da lei. Che coraggio. Sono felice che tu sia scappata. Anch'io lo sono. Da piccola ho visto così tanti animali che avrei voluto aiutare. Ora è la mia unica missione. Beh, ci stai riuscendo. Da quello che ho visto, stai riuscendo nel tuo intento. Ho ricevuto un po' d'aiuto. Non l'avevo mai detto a nessuno. Ma sono felice di avertelo raccontato. È bello avere qualcuno con cui parlare. Ma qua non possiamo solo parlare, cara. Dobbiamo anche fare un poco di... capì? Cioè... vabbè. Grazie di avermelo detto. Dovremmo tornare da Dorran. Deve vedere il simbolo. E abbiamo anche dei bracconieri da sconfiggere. Raccogli la pietra di luna. Così posso fare uno schizzo del simbolo per Dorran. Vuoi fare uno schizzo? Oddio, lo faccio anche io. Hai finito il disegno? Ci sono quasi. Credo sia il profilo di un uccello. O almeno così sembra. Il diario non diceva che la chiave per trovare i bolcini è la luce della luna? Ma certo, ora è tutto chiaro. Ma che cosa? Non ho capito niente, non ho capito. Anche se non saprei proprio dove trovarlo a quest'ora. Forse faremo meglio a tornare al castello. Lo cercheremo domani dopo una bella dormita. Che palle. D'accordo. Dobbiamo far passare il tempo ora. Io mi addormento qua, chi se ne frega. Facciamo passare il tempo. Penso di sapere dove possiamo trovare Dorran. Raggiungimi nella foresta proibita. Ma stai lì. Foresta proibita, vabbè. Mappa generale. Eccola. Lì. E dici che lo hanno fatto dopo che avete posizionato la pietra di luna. Sai il perché o cosa significhi? Ha a che fare con i bolcini? La conoscenza degli individui è come il mare. Può essere vasta, ma la sua profondità ha un limite. Questa è la presa dai baci perugini, sta frase. Dorran, che bello rivederti. Poppy ti ha spiegato quello che è successo. Sì. E sono felice che siate tornati entrambi sani e salvi. Temevo che non fosse stato saggio inviarvi su un sentiero che era ancora a dir poco incerto, se non addirittura letale. Tanto ma la cura dei centauri non è personale né parziale. Il cielo ci svela il futuro. E spesso noi non sappiamo che cosa abbiamo visto fino a che non si realizza. Questo è il filosofo dei centauri. Sapevi che i bracconieri avrebbero provato a ucciderci? Non ne ero a conoscenza. Ma non posso dire di essere sorpreso. Proprio come mi aspettavo il nostro primo incontro. Ti dispiacerebbe ricominciare da capo? A me e a Poppy farebbe molto comodo. Certo. Spesso è il miglior punto di partenza, non credi? Dai. Molte lune fa ho divinato una serie di eventi.
A lungo il significato mi è rimasto ignoto, ma ora mi parlate dei bolcini e dei bracconieri che li cacciano. Credo che il simbolo creato dalla danza dei Munkalf indichi il nascondiglio dei bolcini. Il caso vuole che io conosca quel posto. Guarda un po'. Su, continua. Ho visto quel simbolo una sola volta sulla roccia dei precipizi nella foresta. Dovete fare in fretta. Dopo tanti anni lì dentro i bolcini potrebbero non essere più al sicuro. Ma io che cosa ci faccio? Se hai ragione su questo posto, allora dobbiamo raggiungerlo. Ci vedremo lì. Ma andiamo insieme, no? Scusa. Non possiamo permetterci di perdere di nuovo i bolcini. Ok. Ci vedremo lì. Dove? Signore pietà, Cristo pietà. Dove? Oh, pezzi di merda, dove? Niente, si è buggato. Oh, ok, nuova missione. Ecco qua. Requisiti Glacius, ce l'ho. Ok, andiamo. Ok, di qua. Devo tutta un'altra parte. Andiamo a vedere. Sta gente non mangia mai. Sai tu, dici. E ora che combini? Serve Glacius, ha detto. Sembra un posticino grazioso. Ecco, la devi smontare per continuare. Aspetta. Davvero notevole. Vediamo un po'. Poppy. Sono accorso il prima possibile. Hai visto il simbolo sopra l'entrata? È lo stesso che i Munkalf hanno tracciato al cerchio di pietre. Naturalmente Dorran lo aveva già presupposto, ma vederlo lì... Possibile che i bolcini siano nascosti proprio qui? Scopriamolo! Scopriamolo, dai! Da poco più avanti. Quando vuoi sono pronto. Ci credi? Dei bolcini veri! Non volevo io vedessi i bolcini. Sembriamo essere un passo avanti rispetto ai bracconieri. Cazzo, su! È strano che non abbiamo più avuto loro notizie. Con un po' di fortuna, stanno ancora analizzando le ricerche di nonna. O dei lupi. C'era molto da leggere. Noi invece avevamo Dorran a guidarci. No, è un Nizzol. Anche se i bracconieri dovessero arrivare... Io non ce l'ho in Nizzol. Ormai saremmo molto distanti. No. Glacius! Non ce l'avevo, quindi. Dora cacciamo. Revelio. Ok, che cosa c'è qua dentro? Perché sta laggando? All'improvviso lagga senza un motivo sto gioco. Ok, che cazzo è qua? I miei saluti. Oh, madonna, che paura! Sia stata troppo lunga, Dorran. Per nulla. Ma non sono io ad aspettare il vostro arrivo. Avete la pietra. Ho fatto un movimento incredibile. Sì. Bene, è importante per ciò che accadrà dopo, come lo siete voi due. Cioè, che devo fare? Quindi, cosa accadrà dopo? E cosa sono queste colonne? Una protezione, direi. C'è solo un modo per scoprirlo. E sospetto che sappiate meglio di chiunque altro come procedere. No, dimmelo. Cerca di capire come accedere alle rovine, allora. Dei simboli. La pietra di luna, innanzitutto. Ah, ok. Ok. Mo. Bisogna mettere in corrispondenza di queste due e fare la sequenza. Proviamo a mettere in corrispondenza il sole e una specie di chiave. Le colonne si possano spostare. Ok. Questo già sta su una chiave. Questo mettere in corrispondenza del sole. Accio! Ok, qui.
La chiave è questa. Ah no, cioè, ah no, è sotto sopra, ok, quindi è dall'altra parte. Quindi di qua. Andiamo di qua. Accio! Lapis! Forse è questione di luce e oscurità. Luce e oscurità, mia cara. Ah, aspetta, vedi che fa tipo una meridiana. Ok. Là il simbolo dice deve stare così. Tipo le 9:10. Faccio. Ah, ok, quindi lo deve toccare. Aspetta, forse era dall'altra parte, lo so. Okay, così. Ma questo. Forse è questione di luce e oscurità. Sì, cara, ci sto provando, se mi dai un attimo. Uno è andato, ma l'altro. Non va bene. No, deve andare. No, si deve accendere sul. Faccio. Allora, levati dalle palle innanzitutto. Si deve accendere. Ah, qua questo. Qua prende la luna. No, io devo prendere il sole. Quindi di qua. Ok. E allora mo questo. Che cazzo? Stupidini! Avada Kedavra! Accio! Confringo! Sì, un attimo, mi stavano giusto un po' attaccando, cara. Ok. Accio! Ok, quindi questa qua. E ho preso sole. E simbolo sotto. Perché non va? Signore pietà. Accio. No, sbagliato. Così è tipo 9:10, una cosa del genere. O no? Oh madonna mia. Revelio. Allora, qua stanno illuminate. Forse è questione di luce e oscurità. Oh, ti giuro se lo dici un'altra volta. Accio. Revelio. Lumos. Lumos. Quelle devono essere illuminate, le altre devono stare all'oscuro. Stanno oscurate. E queste stanno accese, perché non va?
Perché? 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 Questo è il simbolo. A meno che non è tutto al contrario. Questo è sopra ed è quest'altro. Allora. Proviamo. Forse sarà quell'altro. Vediamo se è quell'altro. E vai a cacare. Immagino che sappiamo tutti cosa si celi dietro quel passaggio. Madonna mia. Temo di dovervi lasciare, almeno per ora. Non vieni con noi? Eh certo, figurati se... I vicini sono qui. Il branco vorrà constatarlo con i propri occhi. Soprattutto Ele. Vabbè, a maggiore. Proseguite senza di me. Certo, proseguite senza di me. Tanto. Ok, andiamo a vedere. Il trispolo dorato. Ok. Revelio! Quanta roba c'è qua dentro? Una marea? Guarda le figure. Confringo! Rappresentano tutti degli animali. Questo luogo deve essere stato costruito per proteggerli. Non avevano nulla da temere. Revelio! Cosa te lo fa pensare? Gli accampamenti dei bracconieri avevano... Ok, però qua si prosegue. Fammi vedere il tuo prima cara. Quanti quindi, libri! Certo, non hai mai visto lo studio di mia nonna? Non hai mai visto lo studio di mia nonna? Fatti cazzi tuoi! Soldi. Delle piante, dei soldi. Di qua non si può andare. Tecnicamente si va di là, però. Taccio! Brongate. Le biote. Ah, dal maestro. Revelio. Vediamo un po' cosa c'è qua sopra. Una mazza di niente. Ah, ok, un forzir. Vabbè, telescopio. Ok. Andiamo avanti. Prongate. Quello mi ha detto che serve Glacius, quindi me lo tengo. Confringo! Allora, scassato tutto, quindi lo vediamo un attimo. Lumos! E minchia è qua dentro, no? Confringo! Ok. Revelio! Ah, una cassa, ok. Cerca, indaga. Chiunque abbia costruito questo posto amava leggere. E i libri parlano tutti di animali. Tua nonna lo adorerebbe. Vedere questo posto l'ha creata la nonna. Ora di raccontarglielo. Così. Ok. Andiamo avanti. Che si deve fare? Scommetto che non è davvero una via senza uscita, ma. Ma va veramente. Come proseguire? Chissà perché c'è qualcosa qua sotto. Revelio. Perché è partita la musica del combattimento? Innanzitutto c'è una cosa lì sopra. Ok, cosa in quella col fuoco, quindi qua questa. Cioè questa qua. E qua invece una con Glacius, che sta dall'altra parte, scommetto. Ok, mettiamola da quest'altra parte. Infatti sta qua. Revelio. C'è più niente. Faccio. Wingardium Leviosa. Oddio, aspetta, in effetti c'è, ci sono dei soldi. Ok, ci sono dei soldi e c'è anche una cassa lì che non ho visto prima. Questa che non l'ho proprio vista. E una dietro che manco l'ho vista prima. Ah no, erano piante.
Comunque, prendiamo tutto. Fatta a non cecarle prima. Vabbè. No, è ritornata su. Accio! Wingardium Leviosa! Signore pietà! Ok, prendiamo questo. Accio! Riprendiamo questo. Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Ok, mettiamo qua. E uno. L'altro. E confringo. Accio. Gatto leviosa. Si è acceso? Ok, sì. Perfetto. Geniale. Revelio. E ora? Sono dei piccioni? Che cazzo? La piccola Poppy Sweet. Ma cos'era quel rumore? Come ci sono arrivati sta gente qua? Questo è certo. No! Frenga! Protego! Super Giù! Colpo di fortuna che si va! Glocca! Avata che dà! Imperio! Distruggo. No. Confringo. Chi è sto? Questo. Glatus. Caro, devi morire. Eccoci qua. No? Ah, ma c'è un po' di gente. Aspetta, ho sbagliato. Ok. Protego! Stupefico! Sì, di merda, ti distruggo. Ah. Confringo! La vi distruggo, vi annichilisco. L'ultima. Confringo. Protego. Glatus. Confringo. Non è. Gli mi ha rotto veramente il cazzo. Confringo. Credo che fa freddo, ma sta porta aperta. Eccoci qua. Allora. Stiamo bene. Se non fossi arrivato quando sei arrivato. Revelio. Sblocca le porte del santuario dei Bolcini. Apri. Ok. Zan zan. Ma ci sa altro qua, tra l'altro. Vabbè, le piante non ci interessa. Ne ho tante di quelle. Ci faccio pure di prenderle. Ok.
Ok. Andiamo un po'. Ecco. Eccoli là. Mi maso tre. Ora non resta altro da fare che spezzare l'incantesimo. Vuoi che siamo noi a farlo? Certo, io non ho una bacchetta. Ma che faccia di cazzo c'ha questo? Sembra una drogata. Volevo solo che fossero al sicuro. E ora lo sono. Dovresti farlo tu. Ma che poche faccio? Ci facciamo l'uova fritta. Ecco qua. Ma sono be... Per Merlino sono adorabili. Sono chiatti. Cosa accadrà adesso? Non possono badare a se stessi e quando si spargerà la voce che sono ricomparsi... Nessuno farà loro del male. I centauri non lo permetteranno. Questa è una promessa. Dagli. Ti ringrazio, Dorren, per averci aiutato a trovarli e adesso a proteggerli. Il merito è tutto tuo, cara bambina. Bambina. I bracconieri non avrebbero agito così. Ricordatelo. Vabbè, è stata simpatica come missione secondaria. Avete combattuto valorosamente oggi. Lasciate che ora ce ne occupiamo noi. Vai, occupatene. Dorran, se non è un problema, vorrei attardarmi ancora un po' con i bolcini. Perfetto. E anche questa secondaria è andata a buon fine. Simpatica, simpatica. Revelio,